Ciao Marta. Ciao. Allora, io vi sono venuta a disturbare qua in questa giornata no calda, di più. Allora, intanto presentiamo anche chi sta dall'altra parte. Allora, io sono Manuel e sono il sumoroso. Ah, quindi siamo qui con una bella coppia che oggi si sta sciogliendo lentamente all'ombra, non al sole, all'ombra, perché oggi ci si scioglie anche all'ombra. Eh sì. Domandina così, ma da quanto tempo venite qua in vacanza? Allora, io già da un bel po', adesso erano 2 o 3 anni che non venivo più, ma per problemi comunque di studio e tutto il resto, ma adesso, visto che ho avuto il tempo, sono riuscita a ritornare da quando avevo 17 anni, adesso ne ho 21, perciò... Sei giovanissima, quindi sì. Hai fatto, diciamo, il tuo primo exploit da sì. No, anzi, da quando avevo 14 anni. 14 sì. anni, venivi con la famiglia? Sì, prima con mamma e papà, adesso io vengo con lui e mamma e papà vengono prima o dopo di me, sempre. Giustamente, perché loro è meglio lasciarli sì, a casa. Sì, giusto. Ma senti un po', sì. Ma sempre nello stesso albergo? Sì. Quindi sempre sì, l'hotel Gabi? Sì, sì, sempre lì, sempre lì. E se dovessi dirmi che cosa ti porta ogni volta a scegliere sempre lo stesso albergo, la stessa spiaggia e lo stesso mare? Ma allora, l'albergo, perché comunque sono molto ospitali e poi comunque l'ambiente è molto, molto gradevole, nel senso è come se ci fosse una grande famiglia, perché nel momento in cui comunque entri e anche la gente che non si conosce alla fine della fiera, poi dopo la vacanza si conosce, perciò è una bella... Cioè, mi piace come albergo, sì. E poi qua, perché comunque vicino all'albergo, la spiaggia, c'è il tempo di attraversare e sono subito qua. Quindi come servizi in generale? Sì, diciamo. È ottimo, sì. Ma in questi anni, venendo qua, no? Quello che... Allora, sappiamo che Rimini è conosciuta per tanti motivi, sì. No? E se tu mi dovessi descrivere che cosa in questi anni hai scoperto, strada facendo, della tipicità di questo posto? L'apertura, nel senso verso tutti, i romagnoli sono comunque molto ospitali rispetto ad altre persone di altri posti, e la cosa che mi piace è proprio questa, tutti amichevoli, tutti amici, nessuno che ha la piva come magari in altri posti. Allora, per chi non sapesse che cos'è la piva, bisogna che lo spieghiamo, perché è un detto tipicamente della zona di questi signori piemontese, quindi la piva sarebbe, spieghiamolo, perché sei il broncio, essere comunque arrabbiati, comunque avercela sempre con qualcuno, invece qua si è molto più tranquilli, forse anche perché sei in vacanza, non lo so, però è proprio bello, perché si viene così accettati, così molto bene. Quindi è come dire, è una sorta di senso di accoglienza, sì, no? sì. Peraltro nella vacanza è indispensabile, perché uno sì. va in vacanza proprio per staccare da esatto, tutte quelle cose sì. che durante l'anno pesano, che ci gravano, sì. eccetera, no? Sì, quindi sì. trovare un bel sorriso in realtà sì. che ti accoglie, sì, che sei sempre sì. stato qui. Esatto, sì. Sì, poi io, cioè, ormai è come casa mia, anche in albergo comunque sono abbastanza come casa mia, tranquillamente.